apri la porta a Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Lasciamo che anche oggi il Vangelo di Gesù Cristo possa illuminare i passi della nostra vita. Leggiamo insieme Luca 19:1-10. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Amen. Carissimi amici, inizierei oggi a commentare questa pagina del Vangelo partendo dall'ultimo versetto, perché a volte ci può sfuggire. Vediamo tutto il racconto, la narrazione, i personaggi, ma le ultime parole magari passano un po' in sordina. Gesù dice: «Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Amen. Allora, immediatamente, noi oggi pensiamo a Zaccheo, pensiamo a coloro che non conoscono Dio, che sono lontani da Dio, che commettono grandi peccati sociali. Ma in realtà, fratelli e sorelle, il figlio dell'uomo è venuto per tutti gli uomini, per tutta l'umanità. È venuto per me. È venuto per te. Quante volte noi mettiamo una categoria a queste espressioni di Gesù dicendo: «Ah, ecco, vedi, oggi questa parola non mi tocca perché io prego, vado in chiesa, vivo la fede, è venuto a cercare chi è perduto. Io non sono perduto». Questo è un errore, noi ci sbagliamo, perché Cristo è venuto per tutti. È la famosa parabola delle 99 pecore nel deserto e quell'altra perduta, dove il buon pastore va in cerca. Noi chi siamo? Quella perduta o tra le 99? O quando Gesù dice: «Io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori». Nella nostra mente c'è sempre questa mentalità: Gesù è venuto per chi è lontano, per chi è nelle tenebre. Ma invece l'amore di Dio è molto più grande. L'amore di Dio è per tutti, fratelli e sorelle. E di fronte a Lui non c'è un giusto. Di fronte a Lui, fratelli e sorelle, noi siamo davvero coloro che hanno bisogno della salvezza, di ciò che è accaduto in Zaccheo, un cambio. E molte volte, questa è una prova esperienziale, storica, fattuale, che molte conversioni di grandi peccatori sono state forti e molto più forti di vite vissute tradizionalmente nella fede, potremmo dire dalla nascita fino alla morte. Quindi c'è una specie di tiepidezza a volte in noi, perché io ho sempre creduto, ho sempre pregato, tutto è sempre stato bello, però non l'ho mai sentito chissà quanto forte il Signore. Zaccheo
che era sull'albero, che era un capo di pubblicani, era ricco, era odiato dai giudei perché patteggiava coi romani, perché rubava, Zaccheo si è incuriosito a Gesù, verso di lui. Dall'albero lo guarda e Gesù lo ha invitato a scendere e ad andare a casa sua. E Zaccheo ha avuto un cuore aperto. Ricordiamoci ancora quando Gesù dice ai farisei e sadducei: nel regno dei cieli i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti. E il Signore ci sta chiamando alla conversione. Non ha chiamato solo Zaccheo perché era nelle tenebre, nel peccato, rubava, derubava gli altri. Vieni a chiamare me oggi, fratelli e sorelle. Il Signore oggi bussa alla porta del mio cuore affinché la mia fede sia decisa, affinché la mia fede possa essere calda e perché la mia testimonianza nel mondo, nella mia famiglia, nel mio lavoro possa essere autentica e gli altri guardando a me dicano: anch'io voglio essere cristiano. Perché vedo la gioia, vedo la serenità, anche nella tribolazione di quest'uomo, di questa donna, è quello che dovrebbero dire gli altri di noi. Quindi oggi apriamoci a Dio, apriamo la porta del nostro cuore perché bussa e vuole cenare con noi, come ha fatto con Zaccheo. Allora diciamogli: vieni Signore Gesù, noi ci apriamo a te in questo giorno, apriamo la porta del nostro cuore. Perdonaci tutte le volte che siamo stati tiepidi, tutte le volte che non siamo stati decisi nella fiducia in te. Nella prova ci siamo scoraggiati, ci siamo disperati. Signore, abbi pietà di noi, intervieni nella nostra vita e il tuo Spirito Santo ci doni una fede forte, audace, capace di avere fiducia anche quando siamo provati duramente, perché tu sei un Dio che sempre ricompensa coloro che in te hanno fiducia, che in te pongono le proprie speranze. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore oggi bussa alla porta del nostro cuore. La risposta è il nostro slogan: apri la porta a Gesù. Spalanchiamo le nostre porte a Cristo, fratelli e sorelle, perché Cristo interviene, Cristo ci libera, Cristo ci dà la vera vita e la vera gioia. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao.